le musiciste! Bellissime! La pianista somiglia più alla violinista con gli occhiali. C'è una violinista che somiglia un po' di meno. Sto scherzando. Anastasia Candeloro, violino. Natalia Candeloro, violino. Tatiana Candeloro, pianoforte. Pietro Fortunato, violoncello. Allora, ascolteremo di Joseph Haydn il trio opera 39 numero 1 per pianoforte, violino e violoncello. E poi un autore che io amo alla follia, un autore forse più drammatico era di tutti quanti, più trecciato. Ci hanno fatto anche il film Shine, no? Del pianista che il padre lo torturava perché doveva suonare il concerto numero 3 di Rachmaninoff. Appunto, di Sergei Rachmaninoff. Stiamo parlando di tardo romanticismo, quindi la drammaticità più struggente in assoluto. Il trio elegiaco numero 1, appunto, per pianoforte, violino e violoncello. Ancora grazie e buon ascolto.
Thank you.
direi Cocco, vieni, così facciamo una foto anche tutti insieme. Anastasia Candelora. Io non c'è vista, a domenica.